Cominciamo da un argomento delicato. Senta, tutti sanno cos'è la prostata? Eh sì, la prostata è un bel problema. Lo spieghi ancora. Tutti sanno cos'è la prostata? E ora sotto con la digestione. Campagna mondiale per la prevenzione dei tumori all'apparato digerente. Come? Per la prevenzione dei tumori all'apparato digerente. Ma il meglio giurato lo dà quando parla del corpo umano per intero. Parlavi del corpo e si parla solo del corpo. Del corpo. Ha detto porco invece che corpo. Parliamo anche un parlavi del corpo e si parla solo del corpo. Luca, a sentirti fai gelare il sangue nelle vene. Si gelano le vene nel sangue. Appunto. Si gelano le vene nel sangue. E chiudiamo con un aneddoto dal ricovero. Mentre stavo uscendo faccio in tempo a sentire con la coda dell'occhio due... Ma come? Giurato da piccolo sentiva con la coda dell'occhio! Faccio in tempo a sentire con la coda dell'occhio due... E fa anche il gesto di toccarsi l'occhio! Mentre stavo uscendo... Insomma, Luca, alla fine di questo check-up, cosa ne pensi della tua salute? Mi sono rimbambito. Allora... vabbè, apprezziamo la sincerità. Mi sono rimbambito. In questa puntata, giurato, sta parlando di Madre Teresa di Calcutta. Sentite come la chiama. I tuoi bellissimi... Sì. Il momento che ha incontrato Maria Teresa, Dominique. Sì. Maria Teresa? Ma chi è la ruta? Sì. E poco dopo si ripete. Teresa di Calcutta. Un'ultima domanda... Secondo te, la vittoria più bella di Maria Teresa tra le... Oh, ma questo è convinto che Madre Teresa sia Maria Teresa! Qui invece attenzione a come presenta l'attrice Oara Borselli. Vincenzo Salemme, questa straordinaria creatura. Vincenzo Salemme, questo? Oara, sì. Cosa tra voi? Ecco. Come l'ha chiamata? Vincenzo Salemme, questo? Oara, sì. Ma ora, Luca, mi sa che la tua ora non è mai quella esatta. Infatti, poco dopo ne combina un'altra. Caro direttore del Noce e caro Gigi Ballandi. Per giurato, Bibi, il nome di Ballandi è diventato... E caro Gigi Ballandi, Gigi. Vabbè, Gireb pagina. In studio c'è Daniele Cordero di Montezemolo. Ma sei diventato un super snob. No, è l'amore per le bestie, per i cavalli. Me la devi raccontare, Luca. Daniele, io... Sì, come no, l'ha confuso col fratello Luca. L'ho chiamato Montezemolo. Ma sei diventato un super snob. No, è l'amore per le bestie, per i cavalli. Me la devi raccontare, Luca. Daniele, io... E qualche minuto dopo rincara la dose. Allora, tre fratelli, Luca, Daniele e Matteo. Marco. Hai ragione, neanche uno ne ha indovinato. E ora una vera e propria chicca. Sentite come chiama il grande Arnoldo Foà. Contò proprio lui, mitica durante sotto il fascismo. Arnaldo. Benvenuto. Lo ha chiamato Arnaldo e Foà c'è pure rimasto male. Arnaldo. Benvenuto. Insomma, al posto di una O ci ha messo una A. Ma lui non ha regole. In un'altra occasione fa il contrario. Occhio a come presenta Sandy Martin. Avete già capito, è inutile che vado tanto avanti. È Sandy Morton che... Eh? È Sandy Morton. Sì, Luca, sei Morton di sonno. E ora un errore presidenziale. Qui sta parlando di quando Sandro Pertini è stato eletto Presidente della Repubblica. 82 anni viene eletto Santo Pertini. Come? 88 anni eletto Santo Pertini. Elettro Santo? Ma cos'è un elettrostimolatore per diventare santi? Elettro Santo Pertini. Giurato, elettro Santo subito! Ma il peggio giurato lo dà davanti al grande Gemma che, come tutti sapete, si chiama Giuliano. Aveva una... una delle tue tante passioni, la scultura. Ce ne parli un poco, Nino? Tienli te. Giuliano, scusa. Avete sentito, lo ha chiamato Nino! Ce ne parli un poco, Nino? Tienli te. Giuliano. E Giuliano Gemma, offeso dalla illimitata sbadataggine di giurato, si alza in piedi per prenderla a cazzotti. No, Giuliano, questo no, va bene rimanere offesi, ma i cazzotti a Luca Giurato no. Addirittura l'occhio nero, e vedi qua, adesso lo difendiamo noi. Perché Luca Giurato non si tocca! Oh, però questo occhio nero bene gli sta, eh? Vai Luca, facci sognare ancora! Lei sa meglio di me che ogni anno quando si vara la fidanzata, la... Cosa si vara? Polemiche, Dio, si vara la fidanzata, la... Luca, ricordati che sei sposato!
E dai con un'altra perla! Dice benissimo. Grazie. Una barca a vela radiocomandata. Non ho capito, Bonaventura, mi scusi. Una barca a vela radiocomandata. A vela radiocomandata, precisissimo. Oh, forse parla di un'amica che ha raccomandato per lavorare alla radio. Correct. Ma come sempre il meglio lo dà leggendo la rassegna stampa. Bond contro Daniel, troppo brutto per essere 0-6. Ma che? 0-6! Troppo brutto per essere 0-6. Hai ragione, Luca! 007 è un agente così segreto che non bisogna neanche nominarlo! E continuiamo con una notizia davvero incredibile! Cioè che il casco per gli automobilisti domani è da... Gli automobilisti devono mettere il casco, ma quando mai? Poi nella cronaca annuncia che il casco per gli automobilisti... E ora svarione su un personaggio illustre! Ah, qui vedo il vecchio ministro inglese Wilson, se non sbaglio. Scusi, Giorgio De Chirico. Ma questo è un capolavoro! Ha scambiato Giorgio De Chirico con un vecchio ministro inglese, Wilson! Ah, qui vedo il vecchio ministro inglese Wilson, se non sbaglio. Scusi, Giorgio De Chirico. Qui invece quel galante di Luca fa un augurio a tutte le donne. Nome tuo per tutte le donne, buon certo primo maggio. Sì. Buon primo maggio all'8 marzo, ma quella è la festa dei lavoratori. Nome tuo per tutte le donne, buon certo primo maggio. Sì. Credo a... E adesso pum pum, scarica finale, eh? Settimana avrà conosciuto, ha conosciuto alcune di queste ragazze. I giovani studino le scienze, si applicano sulle scienze. Polemista di prim'ordine, ci sono migliaia e migliaia di cani che sono nei galini e che aspettano un padrone. Allora io prima con le colleghe o tu prima con i bei ragazzi? Prima le donne. Adesso io dirà, speriamo che Schumacher riesca a sfadare. Insomma Luca, ancora una volta per te, standing ovation!